Ama le persone, non le cose. Usa le cose, non le persone. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, questo video mi è stato richiesto da un mio caro fan che si chiama Aquila Reale, così si fa chiamare su YouTube. E questo è un video importante, mi permetto di dire fondamentale, perché oggi voglio farvi capire qualcosa che bisogna capire e che ha a che fare con il cosiddetto egoismo umano. Ebbene, iniziamo ad amare le persone, iniziamo a apprezzarle, ma non dal punto di vista estetico, non dal punto di vista della loro bellezza, ma dal punto di vista etico, ossia dal punto di vista della loro morale. Considerate le persone non più come oggetti, non come schiavi, non come schiave, non come esseri stupidi e subdoli, ma considerate le persone come persone di grande importanza, di capillare fondamentale importanza. Va bene? E usiamo giustamente le cose, gli oggetti, per arrivare a quello che vogliamo arrivare. Per esempio, studio, o meglio, leggo per arrivare alla conoscenza, per essere più bravo nel modo di scrivere, più bravo nel modo di comunicare, più bravo nel modo di fare. Ok? Oggi come oggi, e mi dispiace dovervelo dire, carissimi esimi utenti di YouTube, purtroppo le persone, gli esseri umani, le vanno a usare. Cioè noi, non dico tutti, ma la maggior parte di noi va ad usare le persone e non va ad utilizzare le cose come è giusto che sia. Perché? Perché le cose, diciamo che per noi non hanno un valore così elevato. Però per usare le persone siamo sempre i primi. E questo perché? Perché ci serviamo degli esseri umani come vogliamo noi, perché pensiamo che arrivare al nostro scopo, al nostro obiettivo, sia fondamentale e per fare questo occorre utilizzare la persona, le persone, gli esseri umani. Ci dimentichiamo che così facendo e così agendo ci rendiamo sempre più protagonisti di un egoismo senza fine, di un egoismo senza alcun tipo di fine, ripeto di nuovo. Ok? Ecco, purtroppo gli esseri umani, lo dico tranquillamente e serenamente, non dico tutti, ma buona parte, secondo me, sono fottutamente egoisti, pensano solo ai loro interessi, al proprio orticello. E pensando al proprio orticello, amano proprio, diciamo così, divertirsi utilizzando le persone, sfruttandole fino all'osso. Caso palese, per esempio, no? I ragazzi di oggi che non vanno via di casa, preferiscono stare a casa con mamma e papà, non andando a lavorare. In questo modo hanno tutti i loro comfort, tutti i loro benesseri e chi più ne ha più ne metta, dimenticandosi che così facendo, così ragionando, continueranno a scontrarsi con una realtà fatta di cose brutte, con una realtà fatta di cose sbagliate e soprattutto cose non corrette. Vedete, il primo baluardo, il primo principio su cui si basa la psiche umana è un principio che si basa proprio nel rendersi conto che utilizzare le persone significa sfruttarle, significa far del male agli altri, arrivare al proprio comodo sfruttando l'altrui individualità umana. Questo significa quindi andare a danneggiare gli altri, continuare a fregarsene di quelle che sono le regole o pseudo tali e continuare a sbeffeggiarsi davanti o meglio dinanzi a tutte quelle che sono le realtà attuali, facendosi una bella risata senza se, senza ma e senza problemi di sorta. Per
Io invece oggi in questo video vi dico, iniziamo ad amare le persone, a considerarle, non tanto ad amarle, ma a considerarle, a reputarle persone di fondamentale importanza. Sfruttiamo gli oggetti, sfruttiamo le cose, amiamo le persone, ma non teniamoci sempre in condizione, non mettiamoci sempre in condizione di sfruttare gli altri per arrivare ai nostri comodi, perché così facendo ci riveliamo per quello che effettivamente parlando siamo, e cioè persone che non hanno un'etica, che non hanno una morale, che magari non hanno neanche il benché minimo principio di aiuto e di salvezza che dovremmo andare a dare, in primis agli altri e in secondis a noi stessi. Vi invito a riflettere, vi invito a ragionare. Io ringrazio pubblicamente il buon Aquila Reale per avermi richiesto questo video, che ho realizzato per lui, ma anche per tutti voi, gentilissimi utenti di YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale che è Conoscitore Italiano, commentate, datemi le vostre opinioni, so che io sono stato abbastanza lungo, ma questo video lo richiedeva, per arrivare al punto secondo cui bisogna, è preferibile ed è meglio utilizzare le cose e non le persone. Ciao a tutti.